che mi gira gli ammanicoli. Perché la vita c'ha dei momenti difficili e io sto attraversando uno dei peggiori, l'adolescenza. Non la mia, quella di mio nipote. Che mia sorella mi ha detto, trovagli un lavoretto che non ha voglia di fare un tubo. Ho detto, sì, I giornali sono pieni così di annunci, cercasi persona priva di esperienza, con poca voglia di lavorare, ottimo stipendio, orario libero. Ho detto, dai, fossi capace di trovare lavoro a tutti quelli che non hanno voglia di fare un tubo, adesso sarei direttore generale delle Poste, dell'INPS e delle Ferrovie. Però, siccome al bar sotto casa c'era il cartello cerca se apprendista bella presenza, ho detto lo porto lì. Qualche dubbio l'avevo, perché mio nipote già da piccolo era così brutto e poco elegante che per le foto di famiglia ci facevamo prestare un altro bambino. Infatti ieri non si è smentito, è arrivato da me, c'aveva una faccia così piena di brufoli che sembrava un Ferrero Rocher con le gambe. Una maglietta, non ti dico, faceva panda con i brufoli. Cosa ho scritto appena, scemo chi legge, ho detto guarda, anche chi la porta, tanto furbo non deve essere. Le scarpe, quelle alte così con le zeppe, che ho detto che scarpe hai? Fa zio, sono le mie scarpe nuove. Ho detto ecco perché sembrano due cubi, le hai messe senza toglierle dalla scatola. Per non parlare degli occhiali, che c'aveva gli occhiali, sai, quelli tutti gialli? Ho detto sembri una mosca con l'itterizia. Che occhiali c'hai? Fa zio, sono gli occhiali di Vasco. Ho detto beh, ridaglieli, te ne compro un paio decenti. Ho detto, già che ci sei, ridagli anche la maglietta. Fa, non è di Vasco, è di Ligabue. Dico, ma una roba tua ce l'hai? Fa, sì, c'ho il portafoglio, ma è vuoto, mi presti 10 euro? Ho detto, te ne do 30, ma comprati un paio di pantaloni decenti. Fa, cosa c'è che non va nei miei pantaloni? Ho detto, beh, innanzitutto ti arrivano qua. Che non capisco se sono pantaloni con la vita bassa o stivali con la vita alta. E poi sono tutti tagliati. Appena arriviamo a casa, chiamiamo la zia e faccio andare due punti. Fa, zio, ma sei matto? Li ho pagati di più perché sono tagliati. È un bel sistema, ho detto. È come se l'Alfa Romeo come optional mettesse la martellata sul parabrezza. Fa, sì, ma sti tagli li hanno fatti Dolce Gabbana. Ho detto, vabbè, e la martellata gliela faccio andare da Pino in Farina. A quel punto mi fa... A quel punto mi fa, zio, ma i 30 euro che mi avevi promesso? Ho preso una banconota, l'ho sforacchiata tutta e gliel'ho data. Fa, zio, un biglietto da 10. Dico, sì, ma tutti sti buchi ne vale almeno 30. Alla fine arriviamo al bar sotto casa e il barista mi fa, Pistolazzi, tu puoi entrare, ma il sacco di stracci che con te mi spaventa i clienti. Ho detto, ma no, è mio nipote, c'è qui per il cartello, cerca se apprendista bella presenza. Fa, per i brufoli potrei anche chiudere un occhio. Gli metto sulla maglietta con scritto pralinato Motta e dico che me l'ha mandato lo sponsor. Ma per il resto gli occhi devo chiuderli tutti e due. Allora ha fatto una foto a mio nipote e l'ha buttato fuori. Poi sulla porta del bar, vicino alla foto del cane con su scritto io qua non posso entrare, ci ha messo quella di mio nipote con su scritto e io devo passare sull'altro marciapiede. Tornavamo a casa tutti avviliti, quando non vediamo il cartello cercasi apprendista sul negozio da chioda, piercing e tatuaggi. Entriamo, c'era lì un energumeno con così tanti biti e buloni sulla faccia che ho detto ma cos'è, ha dormito con la spara a chiodi? E mio nipote, ma no zio, è il piercing. Ho detto, ah, un modo di dire pirla in inglese? Ma che roba, sembra Bruno Vespa metallizzato. Il tipo si avvicina, mi fa, desidera, a vedermelo lì davanti, con quella faccia che sembrava una calamita in una ferramenta. Ho detto, se usa delle viti autofilettanti, guardi che ne bastano 4 per tenerle insieme la faccia. Fa, ah, ma lei è un esperto. Oh, morale alla fine, assunto me. Sono robe che fai girare gli amenicoli, va. Diego Parassone. Grazie.